Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti finiti, diciamo fine estate tra agosto e settembre, se non erro. Si dovrebbe essere tra agosto e settembre. Ho finito un bel po' di cose, ho dovuto anche cambiare la bustina di riferimento, di solito utilizzo una un po' più piccola, però va bene. Andiamo avanti. Allora, giù nell'info box vi lascio la lista completa di tutti questi prodotti che vi sto per mostrare. Dei prodotti dove c'è la recensione già sul mio canale, troverete il link che vi rimanda al video recensione con il minutaggio. In caso contrario, vi darò una piccola recensione in questo video, un'anellata sulla scrivania. Cosa dirvi più? Nulla. Se ti piacciono i video, ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione giù nell'info box. Iniziamo. Allora, ho terminato in casa, abbiamo terminato questo bagnoschiuma classico profumo inconfondibile della Felce Azzurra. Era un bottiglione da 750 ml. Di norma non compriamo quasi mai bagnoschiuma, ma questo è stato un riciclo, nel senso che era a casa del nonno, che purtroppo non c'è più. Odiamo gli sprechi, quindi l'ho portato a casa praticamente. Poi ho terminato due parole, non l'ho dette, profumo classico, Felce Azzurra inconfondibile, come c'è scritto sulla confezione, molto morbido, molto idratante, non me lo aspettavo. Non l'ho utilizzato, non l'abbiamo utilizzato come bagno schiuma, ma semplicemente come doccia schiuma. Un po' di questo prodotto sulla spugnetta, quella ragnatela, fa tantissima schiuma, molto facile anche poi da risciacquare via, e ti lascia questa bella che profuma di questo profumo storico che rimembra, è come l'acqua di rose. Hai un ricordo, tutti noi abbiamo un ricordo di alcuni profumi ben specifici, questo acqua di rose, l'aleo crema, e quindi ogni volta che si ascoltano questi profumi, si sentono questi profumi, ti ritornano alla mente tanti bei ricordi. Passiamo oltre. Camomilla Schulz, lo shampoo ristrutturante con camomilla, pappareale, germe di grano, 100% camomilla bio. Cura dei capelli chiari, naturale, efficace, sicurezza e delicata grazie all'utilizzo della migliore camomilla, capelli secchi e trattati. Di questo voglio farvi la recensione approfondita in un video a parte, però vi lascio giusto qualche indicazione, che la prima volta che provavo questo shampoo, cosa negativa è che la plastica è veramente bruttissima, fortunatamente alla fine si è spaccato. Andando a premere e far uscire un po' di un ultimo prodotto, si è spaccata la confezione, quindi la plastica credo che stia peggiorando. Il profumo è molto buono, ancora si sente. Della linea ristrutturante ho utilizzato la maschera, sto ancora utilizzando la maschera, è la seconda confezione, e mi piace molto. Lo shampoo anche mi è piaciuto, però ovviamente è uno shampoo, non è che uno shampoo ti cambi i capelli dall'oggi al domani, però è un ottimo shampoo, deterge bene, profuma i capelli, si sente di meno la camomilla ovviamente rispetto allo shampoo classico della Schulz, però è comunque un ottimo prodotto. Poi proseguiamo a buttare le mani. Ho terminato della Tre Fiori questo doccia shampoo sport, non sale, no cloro, formula biologica con allume di potassio, qualità vegana, estratto di calendula, zanzalene e aloe. Eco, Bio Eco Cosmesi iHub. Lo comprai da Decathlon, c'è anche la recensione di questo prodotto da 200 ml. Mi è piaciuto molto, effettivamente lascia pulisce bene il corpo dal sale del mare, e non l'ho provato con il cloro, nel senso che non sono andata in piscina durante il suo utilizzo, però come pulitore dal sale del mare mi è piaciuto. Lo trovai in offerta, mi è piaciuto molto. Poi ho terminato della Cliosan Latte Solare Spray UVB UVA Protezione Alta Pelle Chiara SPF 30, resistente all'acqua,
fisiologico, questo prodotto da 150 ml spray lo compro a supermercato MD. Mi sembra che il secondo o terzo anno che lo utilizzo mi piace molto perché è un latte molto fresco, spruzza benissimo lo spruzzino, è facile poi da stendere. Poi ho terminato l'acqua distillata alle rose, il tonico rinfrescante della Roberts, è un prodotto da 300 ml che uso e utilizzo da sempre. Ultimamente l'ho messo all'interno di uno spruzzino che è molto più comodo spruzzarlo sul viso invece di metterlo sul cotoncino e andare a tappettare su tutto il viso, è molto più pratico ed ecologico. Poi della Fresh and Clean ho terminato queste salviette struccanti per confezione da viaggio con latte detergente per pelli normali con idrovi Roll Plus e latte di orchidea. Cerco di leggere bene per fare un po' di controluce perché non si legge quasi nulla. Sono state molto efficaci, molto umide, e hanno struccato benissimo il viso, mi sono piaciute tanto. Tant'è che, se non erro, questa era la seconda confezione che andavo a ricomprare per le salviette da viaggio. Poi abbiamo terminato della Live and Green, un detox lime e life and green, sorry, lime e zenzero, il bagno doccia, 98% di ingredienti di origine naturale, anche questo vegano, da 300 ml. Un profumo freschissimo, rivitalizzante, lasciamo una schiumetta non troppo insistente, si risciacquava via facilmente, però ti lasciava questo brivido di lime, profumo di lime sulla pelle molto piacevole, specialmente nel mese di settembre che ha fatto comunque abbastanza caldo, quasi fino alla fine di settembre qua in Campania. Mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo terminato della Yves Rocher, le gel d'eau concentrate alla lavanda. Praticamente, quella nuova formulazione di Yves Rocher, gel doccia concentrato alla lavanda. Un flaccone da 100 ml può essere utilizzato per 40 docce come se fosse una confezione da 400 ml, quindi 2 mesi di utilizzo e il flaccone è 100% riciclabile. Mi è piaciuta molto questa linea della Yves Rocher, molto ecosostenibile e vuole lasciare al consumatore una scelta ottimale. Io spero che, che buon profumo di lavanda. Questa doccia schiuma utilizzato la sera prima di andare a dormire ti accompagnava direttamente nel mondo dei sogni in una maniera divina. Cioè proprio Morfeo ti prendeva e ti lasciava il giorno dopo. Bellissimo. Non ho mai trovato un doccia schiuma lavanda con un profumo così persistente e così efficace per rilassare tutto il corpo. Veramente ottimo. Stavo dicendo, secondo me, Yves Rocher dovrebbe pensare a tutti i suoi doccia schiuma in questa veste, qualsiasi versione lei faccia, perché lasci al consumatore una scelta quasi obbligata a consumare e a sprecare meno plastica possibile. Ottimo, veramente ottimo. Poi ho terminato della G-Cube questo sun care maschera dopo sole per tutti i tipi di capelli all'olio di jojoba, beta carotene, filtri sia UVA che UVB, un contenitore da 500 ml, giganterrimo, ci ho messo un paio d'anni per finirlo. Questo profumo di estate che ti rimane sui capelli, idrata benissimo i capelli dopo una giornata da mare, in più rilascia anche già un filtro di protezione solare per il giorno dopo quando ritornerai a mare. Ma la cosa che mi è piaciuta di più è stato il profumo e la forza di idratazione di questa maschera, che c'è la recensione di tutte e tre, perché praticamente quando comprai questo prodotto comprai tutta la linea shampoo, maschera e lo spray, quindi
mi sono trovata benissimo con tutte e tre, ma probabilmente quello che mi ha colpito di più è stata questa maschera, perché poi l'ho utilizzata anche durante l'inverno, no? Poi ho terminato un solvente profumato per unghie della Voilà. Io utilizzo sempre solventi per smalto con acetone, perché li trovo molto più rapidi, non rimango con il batuffolo sull'unghia per troppo tempo per far togliere lo smalto. E questo della Vola non era molto puzzolente e molto aggressivo, mi è piaciuto, non mi ha reso le unghie secche, anzi quest'estate avevo nel mese di tutto il mese di luglio ho avuto delle unghie molto lunghe, fuori dai miei standard. A un certo punto, inizio agosto, mi si è spaccata questa, quindi poi le ho dovute accorciare tutte, però nel giro comunque del mese, a fine agosto, che ho avuto un matrimonio, avevo comunque l'unghia con una parte bianca molto importante rispetto ai miei standard. Poi ho terminato della Rouge Plus, la crema dopo sole idratante, dopo Bronze Maxi, viso e corpo. Sul viso efficace, nel senso che idrata molto, però lo preferisco sul corpo, un prodotto del genere, da 200 ml. C'è anche la recensione, ma mi sono trovata veramente bene. Ha un profumo delicato, ma persistente, idrata e rinfresca il corpo. Veramente ottimo. Proseguendo ancora, della Omnia il latte solare ecobiologico Bimbi SPF 50+, protezione molto alta per viso e corpo, pelli sensibili. Da 200 ml, il primo latte solare di quest'estate, che mi ha accompagnato per i primi 15 giorni di mare e mi ha permesso di non scottarmi per queste prime esposizioni, quando la mia pelle era praticamente un lenzuolo, era un fantasmino e mi è piaciuta molto. Non era molto facile da spalmare, come ho detto nella recensione, quindi non la vedrei proprio come un prodotto adatto ai bimbi, però è ottimo per la loro protezione. Poi ho terminato della Revolution Makeup fissante trucco. Avevo preso quello là classico, sì, fissante make-up spray, perché la Revolution Makeup, se non erro, fa quell'opacizzante, quello, non mi ricordo, ne fa diversi. Volli provare all'epoca questo qua classico da 100 ml e mi sono trovata molto bene. Durante ormai questo periodo di pandemia che dobbiamo portare le mascherine, mi sono resa conto della sua efficacia sotto la mascherina. Da quando l'ho finito e non lo sto più utilizzando, torno a casa dopo la passeggiata con la mascherina, che questa parte ovviamente del mio make-up è, se non sciolta, molto rovinata. Invece quando utilizzavo questa non mi accadeva. Poi ho terminato, a proposito di base, anche questa della Catrice, che è il Prime and Fine. È il primer viso effetto seta da 14 grammi, anche questo mi è piaciuto molto. E la combo, lo spray fissante, la base sotto, c'è anche qua il fondotinta che sto utilizzando da quando abbiamo la pandemia, l'uso delle mascherine, cioè questo della Flormar, e la cipria, sempre della Flormar in polvere libera. Se mi ricordo, vi lascio la recensione di quella cipria giù nell'info box. La prova mascherina, perché ormai così si deve chiamare, sono due, viene superata egregiamente. A un certo punto, prima ho dovuto togliere questo, poi ho dovuto togliere questa, mi è finita anche il fondotinta, ora c'è solo la povera cipria che sta cercando di tenere sul tutto e poverella non ci riesce. Comunque, terminato anche questa base. E a proposito, se non erro, non ho comprato una sostituta, devo rimediare. E visto che lo tengo già in mano, ho terminato anche questo fondotinta, l'HD Invisible Cover Foundation SPF 30 30 ml della Flormar, che mi è piaciuto tantissimo. Di questa c'è una recensione, un video recensione molto approfondito con diversi modalità di applicazione. Ci tengo molto a quel video
l'ho fatto perché credevo in questo prodotto, anzi io credo che i video di fondotinta devono essere, video recensioni su fondotinta devono essere fatti in questo tipo di metodologia, cioè molto approfonditi con diverse tipologie di applicazione, pennelli, spugnette, mani, eccetera, per far in modo sì che chi serve la recensione trova tutto quello che gli serve. Perciò preferisco farla in questo modo, non è la prima volta che approfondisco una recensione su fondotinta in quella maniera. E poi ho terminato della Dermasol, questo dermoprotezione attiva con complesso ISO B3, protezione alta stick trasparente della Meda. L'ho praticamente anche scavato all'interno. Molto comodo per proteggere le labbra, il contorno degli occhi, i tatuaggi e i nei più esposti a pericoli di modificazione. Ok, questi sono tutti i prodotti che ho terminato negli ultimi 2 mesi. Nulla, se ti è piaciuto questo video, se ti sono state utili le 2 o 3 paroline per questi prodotti, ti invito ovviamente a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perderti i prossimi video, c'è sempre il tastino dell'iscrizione qua nell'ultima schermata e giù nell'info box. Io ti ringrazio per avermi aperta, prendo un sospiro di sollievo e nulla, ti aspetto nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!